Mister, stiamo all'inizio. Come spieghi il senso del collettivo? È difficile. Mi hai fatto una bella domanda, questo per me è fondamentale, più del lavoro tattico, più del singolo giocatore. Il collettivo, io intendo tutto il gruppo, chi gioca, chi va in panchina, chi va in tribuna. E questa cosa, io ho detto ai ragazzi ieri, siamo un bel gruppo, dobbiamo farlo diventare grande. Stiamo lavorando bene e dobbiamo cementarci ancora di più, dobbiamo lottare tutti l'uno per l'altro. Sono sicuro che se facciamo questo faremo bene. L'anno scorso la nostra forza è stato proprio questo. In tutti i momenti non abbiamo mai mollato, abbiamo un gruppo di ferro. Noi dobbiamo lavorare in quest'ottica, buttare le basi per tornare ad essere veramente un gruppo di ferro che riesce anche a superare le tante difficoltà poi. Mister, al di là degli episodi, una squadra molto caparbia che però all'inizio ha perso un po' il senso dell'anticipo. Come dicevo a un suo collega, il problema è stato che pronti via abbiamo preso gol e quello insomma in qualche modo ci ha intimoriti un attimino. Però non avete mai perso la grinta, è mancato proprio finalizzare. Per una squadra come la nostra la grinta è la prima componente, poi c'è il mister Paolucci che è uno che non molla mai, voi lo conoscete perché è stato qui come allenatore, ha fatto molto bene, è una persona molto professionale, vuole il massimo dei giocatori, ha scelto insieme al direttore sportivo dei giocatori caparbi, quindi la nostra prerogativa è quella.